Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, il vostro amico Federic95Ita e benvenuti all'episodio numero 31 di Pokémon Rubino Mega e Zaffiro Alpha. Oh mio Dio ragazzi, dovevo fare questo video subito immediatamente perché è uscita una notizia incredibile. Infatti nelle ultime ore sono uscite le nuove immagini della rivista giapponese KonoKoro, dove hanno annunciato due nuove Mega Evoluzioni, ma soprattutto la possibilità di solcare il cielo insieme a Mega Latios e Mega Latias. Oh mio Dio, finalmente sono stati annunciati questi due Pokémon, ma oh mio Dio, si può volare insieme a questi due Pokémon sopra Hoenn? Oh mio Dio ragazzi, oh my god. Per quanto riguarda Pidgeot e per quanto riguarda Beedrill ragazzi, le mega evoluzioni, adesso vi faccio vedere soltanto queste due immagini, mentre per tutte le informazioni riguardo di questi Pokémon farò un video a parte, ovvero l'episodio numero 32, dove magari vi farò vedere anche i trailer, perché bisogna parlare approfonditamente di questi Pokémon ragazzi. Parlando invece di questa possibilità di volare insieme a Mega Latios e Mega Latias, ragazzi, io sono rimasto sconvolto, perché dalle immagini ho detto oh mio Dio ragazzi, ho detto oh mio Dio, perché è una cosa fighissima a mio parere. Fatemi sapere il vostro qua sotto nei commenti. E ragazzi, veramente è incredibile. Parlando di questi due Pokémon, sarà possibile appunto volare nel cielo insieme a questi due Pokémon grazie ad uno strumento chiamato Flauto Eone. Solcando i cieli sarà possibile trovare ragazzi inoltre delle isole speciali in cui sarà possibile incontrare Pokémon leggendari come Reshiram, Zekrom, Dialga e Palkia. Oh mio Dio, anche questa cosa mi ha lasciato così ragazzi di stucco, perché KonoKoro, che cosa mi fai? Mi vuoi far morire di infarto subito? Cioè, tutte queste notizie insieme ragazzi sono state un colpo al cuore, guarda. Quindi in queste nuvole speciali ragazzi sarà possibile trovare svariati altri Pokémon selvatici. La rivista svela che tra Pokémon X e Y e Pokémon Rubino Mega Zaffiro Alpha sarà possibile ottenere tutti i leggendari finora esistenti ragazzi. Pensate, Mew, Celebi, Jirachi, pensate che figata, pensate che figata assurda. E niente, dalle immagini appunto state vedendo questa possibilità di volare in questo cielo di Hoenn, ma soprattutto state vedendo anche le nuvole, quindi tutte queste immagini che vi sto mostrando. Purtroppo non ho altre notizie ragazzi, ho giusto un'altra cosa da dirvi e niente, perché sono uscite veramente poche news, ma ricordo qua sempre sul mio canale ragazzi, sempre troverete tutte le news esistenti su Pokémon Rubino Mega e Zaffiro Alpha. Quindi se in questo video vi dico queste cose, magari non uscirà un altro dove parleremo di altre cose. Sicuramente uscirà un trailer di Mega Latios, che è possibile appunto cavalcarlo, quindi ragazzi vi farò un video a parte. Ma ora, continuando a dire qualcosa su Latios e Latias, quindi Latios si può ottenere esclusivamente in Pokémon Rubino Mega, e io ragazzi ho già scelto, prendo Rubino Mega perché Latios mi gasa un casino, mentre Latias esclusivamente in Pokémon Zaffiro Alpha. Ottenendo il biglietto Eone sarà possibile scovare anche Latias in Pokémon Rubino Mega ragazzi, quindi volendo si può prendere anche Latias in Rubino Mega e Latios in Pokémon Zaffiro Alpha. Ma io ragazzi lo voglio da subito questo Latias, quindi prendo Rubino Mega. Probabilmente nell'isola remota. Che cos'è l'isola remota per chi non lo sa ragazzi? Non so se avete giocato a Pokémon Rubino e Zaffiro gli originali, ovvero ti davano un codice seriale da ottenere in un evento speciale, dove si poteva andare a un'isola remota a catturare svariati Pokémon. Comunque questo strumento come sarà ottenibile ragazzi, questo appunto biglietto Eone? Semplicemente sarà distribuito in Giappone tramite un codice seriale nel prossimo numero della rivista giapponese KonoKoro. Tuttavia ragazzi non so ancora come noi possiamo riceverlo questo codice, quindi appena so qualcosa vi dirò tutto tutto. Se avete domande, se volete farmi voi domande appunto su questo queste news, mi raccomando sotto nei commenti ditemi tutto. E niente, lasciate un bel like a questo video per supportare queste news. E niente ragazzi, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alla prossima news, e sarà l'episodio numero 32 dove parleremo delle mega evoluzioni non appena si sapranno nuove news ragazzi, perché voglio fare dei video completi in maniera più possibile e ordinata. E niente dai, da Federic è tutto e ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi! E se vuoi ancora scoprire di più questi due fantastici giochi, ti invitiamo a visitare la nostra pagina Facebook interamente dedicata, dove ci sono, oltre alle solite news, anche fantastici concorsi, discussioni e molto altro ancora. Detto questo, spero che ci passerai e lascerai un bel pollice in su, e se invece sei ancora di più un patito delle news e proprio vuoi spoilerarti al massimo questi due giochi, visita il nostro sito web, là troverai tutto quello che c'è da sapere su Pokémon Rubino Mega e Zaffiro Alpha, oltre che naturalmente i miei soliti video. Quindi detto questo, spero che ci farai un salto. Da Federic è tutto e noi ci vediamo ai prossimi video. Bella ragazzi!